Penso che abbiamo dimostrato anche con la forza con cui a livello regionale, a livello comunale e qui in Parlamento abbiamo portato avanti alcune proposte, come diciamo alcuni pregiudizi che potevano esserci sulla fragilità, diciamo, delle donne in politica si possano considerare superati, perché abbiamo dimostrato non soltanto competenze e capacità, ma credo anche di essere altrettanto tenaci e resistenti degli uomini, e quindi chiaramente di poter avere lo stesso tipo di forza politica. Noi non chiediamo sconti a nessuno, non abbiamo mai chiesto trattamenti, diciamo, di favore, però sappiamo che possiamo tranquillamente avere le stesse capacità e la stessa tenuta dei nostri colleghi e quindi poter lavorare insieme a loro e lavorare con loro. E ripeto, probabilmente, siccome sono giorni in cui si parla tanto di interessi in Parlamento, anche gli interessi delle donne sono interessi che in Parlamento hanno una loro voce ed è giusto che abbiano una loro voce. Grazie, grazie Maria Elena. Credo che sia...